Buongiorno a tutti, siamo qui al Liceo Volta con il professore più simpatico, diciamo, della nostra scuola, il professore Sireni. La mattina entri in classe e ti diverti perché, insomma, come la vedo io mi diverto. Quando trovo classi così, insomma, mi diverto proprio. Scherzare è una cosa, io scherzo sempre, però poi dopo, per me la scuola, insomma, il lavoro è una cosa seria, perché o si impara veramente oppure non, beh, se no non serve a niente, insomma. Antonio, no, ma loro sono, è una bella classe perché mi trovo bene con loro, non che siano studiosissimi da questo punto di vista, perché poi non è che facciano quello che devono fare, insomma, però io mi trovo benissimo perché sono ragazzi simpatici, intelligenti, vivaci. Ma diciamo il pregio è che comunque anche quando stiamo facendo le lezioni, che è una spiegazione abbastanza pesante, tramite i suoi break, diciamo, è tutto un po' più leggero, un po' più semplice. Mentre magari diciamo il difetto dei compiti in classe, che intanto sono difficilissimi e poi sono tutti diversi. Se io per copiare dovrei Questo lo devi lanciare dire. delle palline di carta al mio compagno che sta a 50 km da me praticamente. E poi quando magari ci lamentiamo, ma questo è difficilissimo, lui ci fa, i vostri compagni dell'università l'avrebbero fatto in 5 minuti. E quindi. All'università proprio. Sì, ma è vero, infatti sto qua da rimarcare, io do i compiti, non tutti diversi, insomma, non esageriamo. Li do abbastanza diversi, ne faccio quattro diversi, anche sono arrivato a otto una Sì, volta, però. ai primi anni sì, ora ci si Si vede un po' più di Un noi. lavoraccio perché preparare i compiti e correggere i compiti diversi è una cosa pazzesca, infatti si vede, insomma. Si vede, ci fa Ma stavo benissimo. correggendo più tanto, questi tanto non li ho guardati. Ma sto video dove finisce poi? Facebook, Su ah, prima Facebook. sportivo. Ho tagliato però. Sono... Ah, Lo aggiungo. aspettate. Questi sono della prima, questa è la prima sportiva, queste qua sono 7,5, 8, questi sono andati bene. Bene. Ora vedete pure i voti che. Perché si parte da 1 e si arriva a 10. I voti giusti esistono 2,5, 100 e mezzo. Non so se 2,5, 3,5, 3,5, ma che ci sono voti? Ci sono voti bassini, insomma, no? Vabbè. Il tuo voto, Antonio, qual è in genere? Di più o meno sul 5, diciamo. Sì, Vabbè, ah, si va da voti più alti a voti più bassi, comunque in media è sono scritto il 5. sempre intorno Sono al al 5. 5. Ed è un ottimo voto. Ottimo Mi voto. ricordo il primo mese del primo superiore che praticamente si dava i compiti in ordine, dal più basso al più alto. E a un certo punto ne mancavano 6 e io ero il sesto, praticamente mi fa 5 e mezzo, io mi aspettavo un 6, un 7 invece no, era un 5. E i voti vanno da 1 a 10, per cui Sì. la scala perché prendere 5,5, 6, insomma, significa essere la sufficienza vera, non sono voti così montati, gonfiati. Poi, quindi, se uno prende 8, 9, vabbè, vuol dire che è molto bravo, 10, ma se no, 6, 7, 5, ma 5,5, 5, e anche hanno, loro sanno che sì, per loro, con me, è un voto accettabilissimo, 5, no? Che caratteristica della montagna, Sì, se già uno qualcosa. guarda da quella parte, se uno vede 6 su 5, vede la montagna e vede il 6, no? Se invece è sotto del 5 a 4, Non si non vede può. dall'altra parte, insomma. Però basta salire da 4 al 5 per vedere la Già si luce, vede per vedere qualcosa. la luce, insomma, no? Questo è stato il primo anno del liceo sportivo e lui è il professore di scienze del liceo sportivo. Infatti ci sono molti episodi anche simpatici, per esempio l'uso dei cartellini gialli, l'uso dei cartellini rossi durante la lezione. Non l'ho portato io, se no ti facevo vedere i cartellini gialli e rossi. E si vede? E cioè, siccome loro è sportivo, io sono un tipo che subito si adatta, cerca di capire insomma come deve interagire, no? Siccome loro sono sportivi, insomma, quindi fanno tutti sport extra scolastico, e poi anche qui insomma lo fanno anche, e quindi siccome sono numerosi, sono 33, sono abbastanza chiassosi, per metterli in riga, diciamo, nei primi mesi. Mi è venuto in mente tipo, di tagliare dei cartellini, uno rosso e uno giallo, e gli faccio vi ammonisco, e poi dopo la seconda gli faccio la nota, c'è espulsione. Dice, ma professore, c'è anche l'espulsione diretta? Sì, c'è anche quella diretta. E loro si divertono pure, perché alla fine così subiscono, si incavolano, però si Poi divertono. E capiscono. incomincia, e si crea questo rapporto qua, diciamo, in cui io mi metto al loro livello. Insomma, se subito, ogni classe, io mi sono messo al vostro livello e mi adeguo al vostro livello. Quella è una classe diversa, bene o male, cioè questa è la mia capacità, tipo, di sapermi adeguare subito La alla situazione. situazione, insomma. Diciamo in questo caso ai ragazzi, mi adeguo subito, ho fatto così. Ciao, Ciao, Iamo. Iamo. Ciao.